Sì, ho cercato di dare il massimo, dispiace per la sconfitta, purtroppo avevamo molti giocatori a casa per la febbre, Memuscia ha squalificato, siamo stati diciamo, penalizzati dal punto di vista numerico e il risultato è questo. Necrottogli ha speso belle parole per te negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ha detto con questo ragazzo si può lavorare e si può lavorare bene. Contento degli attestati di stima del tecnico? Sì, mi fa piacere, sono contento di queste belle parole. Ringrazio il mister per la fiducia, per queste splendide parole e niente, io cerco di dare il massimo, prima ho potuto, come ho potuto in primavera e ora nel mio piccolo in prima squadra. Tra l'altro ci sarà un'altra Mission Impossible, noi la stiamo definendo così, domenica a Benevento, mancheranno Palmiro e Drudi perché è arrivato il cartellino giallo, qualche influenzato si spera di recuperarlo, sarà difficile. Sì, qualche influenzato sicuramente recuperiamo. Come c'è stata l'assenza di Meusciai, domenica abbiamo l'assenza di Palmiro e Drudi, però ci sono altri giocatori che cercano di dare il massimo. Sì, Benevento è una sfida, cioè diciamo la più difficile, la capolista, però ovviamente noi scendiamo in campo e cerchiamo di dare il massimo e portare a casa il risultato. Piccolo aiuto, Fabian, potrebbe arrivare dal fatto che quasi certamente, anzi sicuramente si giocherà questa gara a porte chiuse, non dinanzi a 12-13 mila spettatori come sarebbe stato ipotizzabile in caso di porte aperte. Un piccolo vantaggio per voi. Sì, questo può essere un piccolo vantaggio giocando in trasferta, però noi non dobbiamo pensare al pubblico, dobbiamo pensare a migliorare giorno dopo giorno, allenamenti dopo allenamenti e poi in partita dare il massimo.